Ci apprestiamo anche noi a una fase di ripartenza molto delicata perché è una ripartenza molto lenta. Inizierà il 4 con una parte soltanto degli atleti di altissimo livello, quindi diciamo della squadra olimpica, quindi un numero molto ridotto. E piano piano la fase vedrà l'apertura verso anche gli altri praticanti e fino alla parte delle scuole di vela. Quindi sarà una parte molto delicata, anche se noi come sport siamo uno sport sicuramente a bassissimo rischio tra quelli praticati, non siamo uno sport di contatto, siamo uno sport comunque sostanzialmente individuale, lo pratichiamo in un ambiente aperto, quindi la nostra ripartenza sarà un po' più agevole, però comunque inserita in un problema, un contesto nazionale o internazionale che tutti quanti viviamo. Ci spiega, al di là del basso impatto che ci stava spiegando, quali potrebbero essere le criticità, nella pratica di uno sport velistico? Sostanzialmente noi passiamo da imbarcazioni singole o imbarcazioni doppie che non hanno un grande problema perché comunque riescono a mantenere almeno per le doppie il distanziamento. Il problema nasce sulle barche di altura, le barche grandi, dove ci sono anche 15-20 persone di equipaggio, quindi queste naturalmente hanno una problematica del distanziamento sociale che è difficilmente superabile, però stiamo cercando con delle norme interne di poter ridurre il numero dell'equipaggio e disciplinare alcuni atteggiamenti che possano consentire nella seconda fase di poter riprendere quantomeno gli allenamenti. Oggi di manifestazioni di agonismo, quindi parliamo di regate, non è ancora il tempo per poterne parlare. Molta della sicurezza, mi corregga se sbaglio, passa non solo quando si è sull'imbarcazione, ma nell'attività che si fa all'interno dei circoli. Assolutamente, questa è una fase importantissima perché poi noi magari in barca siamo soli o siamo comunque in acqua, distanti dagli allenatori, distanti da tutto, però poi quando torniamo a terra ci sono le associazioni sportive, i club, i circoli e dove ci sono anche tanti soci, tanti soggetti che magari non sono collegati alla pratica sportiva, ma io credo che noi abbiamo un vantaggio importante, ecco quello di farlo spesso all'aperto. Il distanziamento sicuramente viene privilegiato, quindi mi sento abbastanza di rassicurare che questa stagione possa essere ancora un po' salvata.